avvistamenti moderni. Qua un avvistamento in Russia da un pilota dell'aeronautica sovietica. Vedete sempre il solito oggetto volante in alto, evidenziato in alto a sinistra. Questa è una foto fatta dal pilota del MiG. Qua un avvistamento in Svizzera. Sempre questo oggetto. E questo è un oggetto, una situazione molto particolare. Questo oggetto è una sequenza fotografica in cui si vede un oggetto luminoso con delle luci intorno, apparentemente discoidale, che esce mano a mano esce fuori dalle nuvole. Molti gli avvistamenti. Ecco, questo è quello di cui parlavo prima. Queste sono foto che ha fatto un mio amico a metà degli anni 90 nei pressi di Nespolo, ai confini fra Lazio e Umbria. Si vede sulla sinistra questa iridescenza con un buco in mezzo. Hanno detto, abbiamo presentato questa, fatto vedere questa serie di foto al CICAP, te lo raccomando, e ha detto che quella era una rifrazione, sì, sul vetro, però può essere pure una rifrazione sul vetro, però al centro di questa rifrazione a un certo punto appare questo oggetto, dice un moscerino sul parabrezza. Ah certo, un moscerino sul parabrezza che appare proprio al centro perfetto di questa rifrazione. Poi la sequenza, vedete, la macchina è in movimento, quindi il riflesso doveva cambiare sul parabrezza, si doveva muovere, o sparire o spostarsi, mentre resta fisso. E ecco qui, l'oggetto sparisce e si vede in volo a destra dello schermo. Praticamente questo oggetto è uscito da questa anomalia e si è allontanato. Questo potrebbe essere uno di quei tunnel spazio-temporali che avevamo visto prima in quella raffigurazione. Ricordate quell'essere particolare con lo scafandro, il disco a destra e quella strana figura in alto da cui era uscito l'oggetto. Questo è un avvistamento in Turchia del 13 maggio del 2009. Questa, spesso e volentieri si scambiano questi oggetti volanti, spesso triangolari, con una tecnologia segreta, del tutto terrestre. Questo è un TR-3B, di questa tecnologia segreta parlerò prossimamente in una mia conferenza che riguarda l'avionica segreta. Però questi oggetti spesso vengono scambiati per UFO, mentre sono terrestri, però ricavati da una retroingegneria aliena. Questa sembra che sia una nave madre, da cui escono questi oggetti volanti. Nuova Delhi 1951, sono 70 anni fa, l'età mia in pratica, e nel 51 non era pensabile che ci fossero praticamente già questi oggetti, questa tecnologia avanzata da parte nostra, che è venuta un po' dopo, anche se con delle premesse che ci sono state negli anni 40 e 50. Questa è una foto della Hubble, del telescopio Hubble, telescopio orbitale, scusate. Questi sono degli oggetti cilindrici ripresi nei pressi degli anelli di Saturno. Questi oggetti cilindrici hanno una lunghezza di circa 12.000 km, è stato calcolato. Navi madri? E veniamo sulla Luna, il satellite a noi più vicino.